Allora ragazzi, come avete potuto vedere, qui al Mugello effettuano le prove fonometriche di moto che magari non rispettano il limite massimo in decibel, anche se effettivamente non tutte le moto vengono fermate, però effettivamente le moto che per gli Stewart fanno troppa caciara andiamo a comunque a sostituire il terminale. Infatti la moto di Christian aveva uno scarico HP, con la sua R1 non riusciva a rimanere sotto i decibel, l'hanno fermato, ha dovuto sostituire il terminale. Col terminale nuovo è stato fortunatamente sotto al limite di decibel, anche senza usare il DB Killer, quindi potrà girare tranquillamente tutta la giornata con quello scarico. Cosa succede se qualcuno fa il furbo? Cioè se qualcuno si mette, rifà la prova fonometrica e va a ricambiare lo scarico. Togliamo la mascherina che sto cominciando a sudare. Succede che praticamente se viene rifermato nell'arco della stessa giornata e gli Stewart si accorgono che ha ricambiato il terminale, quindi ha risuperato i decibel, praticamente verrà inserito il pilota nella blacklist e non potrà più girare non solo nella giornata odierna, ma comunque non potrà girare più con l'organizzatore con cui è stato fermato, effettivamente l'hanno trovato in fallo. Quindi ragazzi, mi raccomando, non fate cavolate, i decibel bisogna rispettarli, le nuove regole ormai da diversi anni sono queste, quindi io direi di non rischiare, fatevi i fatti vostri e cercate di mettere uno scarico non proprio caciarone. Io spero che questo breve video vi sia stato utile magari per una prossima vostra pistata e ci vediamo alla prossima. Un saluto da me al Mugello, che oggi sono ospite del pilota Denoni. Ciao e gas!